primo obiettivo panificio. Panificio, bel pezzo di pizza, un pezzo di schiacciata. E secondo obiettivo, quello della giornata, pagelli, pagelli. L'obiettivo di oggi sono i pagelli, fragolini, come li vogliamo chiamare, a bollentino, con le nostre Sea Lion. Andremo alla ricerca di questo pesce culinariamente molto, molto apprezzato e anche divertente. Accendiamo il nostro gioiellino. Sembrerebbe che la zona sulla quale siamo venuti stia già rendendo i suoi frutti. Questo. Abbiamo già preso il primo pagello della giornata, è un pescino, quindi andiamo a rilasciarlo. Questo è un pesce più interessante. Diciamo che possiamo dire di aver azzeccato la zona. Ragazzi, inizia a far caldo, ci si cambia le vesti. Il nostro HDS Carbon ci segnala perfettamente le marcature dei pagelli. Questi, ragazzi, sono marcature di pagelli. Se vi può interessare per riconoscere la prossima volta, su un HDS Carbon i pagelli noi li vediamo così. Appena siamo passati su quella marcatura che vi abbiamo fatto vedere sullo strumento, subito c'è stata una mangiata. Ora andiamo a vedere se lo strumento non ha tradito la marcatura. A noi sembravano pagelli. E pagelli erano. Però questo, come potrete ben capire, è un esemplare assolutamente da rilasciare. Mentre la nostra lenza va giù, seconda parte della svestizione. Qua.
si incomincia ad avere una pezzatura più bella. Sono dei pesci divertentissimi, ragazzi, ti fanno divertire fin sotto la barca. La pesca ai pagelli, questa canna è una cosa divertentissima, un'azione un pochino più di punta rispetto alla MH, e con i pagelli è il suo, come si dice noi, è la sua morte. Bollentino ai pagelli, pesca divertentissima. Eccolo, pagelletto. Sea Lion Superior 4 metri con il teleregolo, da 3,20 metri arriva a 4 metri. Nell'azione HH. Sono due azioni, HH e MH. Oggi abbiamo preferito la HH perché peschiamo su profondità un po' più abbondanti. A volte solchiamo anche zone intorno ai 60 metri. Quindi necessitavamo di una canna un pochino più rigida. Pagelletto. E si comincia a ragionare, eh? Questo è un tempraio. Questo è un pagro, non è un pagello. Quindi ancora peggio, è ancora più piccolino. Lui va assolutamente rilasciato, ragazzi. Il problema dei pagelli, vorrei fare un appunto, il problema dei pagelli è che sono sempre più piccoli, è sempre più difficile riuscire a cercare di catturare un pagello di grosse dimensioni. Oggi prendere un pagello di mezzo chilo è veramente, non vi dico un record, però è molto difficile. Dobbiamo cercare di avere un po' più di sensibilità, cercare di rilasciare i pagelli sotto misura. Cioè anche noi siamo appassionati di mangiare quello che peschiamo, però cerchiamo magari di riuscire a rilasciare gli esemplari più piccoli e magari portare a casa roba da porzione, diciamo, ma tutti i pescettini da 80 grammi, 100 grammi, 150 grammi, cerchiamo di rilasciarli, ragazzi, perché rilasciare quei pesci lì potrebbe voler dire un domani riuscire a catturare qualcosa di più grosso. Insomma, è un investimento che facciamo per noi stessi e anche per i pesci stessi. Usata secca, eccolo, guarda. Lui lo rilasciamo. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. Questo è bellissimo. Mi sembra il pagello. Riparte, guarda come riparte, guarda come riparte questo paraghetto. Poi ragazzi, il divertimento con la Sea Lion è incredibile, incredibile, senti tutto, senti le zuccate, sulla mangiata è sensibilissimo. Bello, bello. Bello, bello, ora si inizia a ragionare.
sono di una, sono fortissimi. È per quello che ti fanno divertire. Cerchiamo di capire un attimino come stiamo pescando. Stiamo pescando con un finale a due ami, due braccioli della lunghezza di circa 65 cm. Fondamentale, molto importante per la ricerca del pagello, perché è un brufolatore che sta a contatto col fondo, alla ricerca, lui è lì che sbuffa sulla sabbia, sul fango, alla ricerca di piccoli crostacei, granchiettini, vermi. E quindi l'amo pescatore è importante per questo tipo di pesca. L'amo pescatore è un bracciolo che, noi lo chiamiamo così, che parte subito a 2-3 cm, 5 cm sopra al piombo, e praticamente è un amo, un bracciolo con un amo che solcano la parte del fondale, insomma molto importante per la ricerca del pagello. È un amo alto, sempre di 65 cm di lunghezza il bracciolo, e abbiamo usato oggi tre diametri differenti. Oscilliamo comunque intorno allo 0,20. Siamo partiti con lo 0,23 stamani mattina, 0,20 durante il pomeriggio, e ora a calasole cerchiamo di insidiare i nostri pagelli con un finale un pochino più fine, 0,18 e mezzo. Io ragazzi sono un innamorato pezzo del Seaguard Seacole, perché può garantire una tenuta al nodo, all'abrasione, veramente di una qualità pazzesca. Sono di sudare altro. Addio. Oh, cosa si è preso? Eri. Eri, non so cosa si può essere preso. È che siamo fini. Una ricciola, come potete vedere, abbiamo preso una ricciola, la slamiamo, ci ha fatto divertire ragazzi, guardate questo piccolo esemplare di ricciola, è un pesce che io amo follemente e al quale dobbiamo portare il massimo rispetto. Amore di babbo, cucciola. Andiamo! Ci si vede fra una decina di chili, vai! Ciao! Per il pagello io preferisco usare in bobina il Dyneema. Ho imbobinato il mio mulinello con un 15 libbre del Whipper, 4 capi, colore grigio come potete vedere nel mulinello. Importante però uno spezzone di fluorine. Quei 5 o 6 metri, 7 metri, dipende anche dalla profondità sulla quale state pescando. E comunque diciamo che un 5 metri di fluorine, io oggi ho montato lo spray leader dello 0,33,
e come parte ammortizzante, perché ad esempio oggi con quella riccioletta che abbiamo rilasciato, un minimo di elasticità, se non fosse stata una ricciola poteva essere un pagello più grande, un praio, un'orata. Quando si va a pescare a Bolentino non si sa mai che cosa si può incontrare, quindi un minimo di elasticità, ragazzi, è fondamentale. Potete unire il nostro fluorine con il trecciato, con un semplicissimo Albright, con un nodo Tony Pegna. Ci sono tantissimi nodi con i quali possiamo unire il trecciato al fluorine. Bello, Tino, un altro paraghetto. Dai, continuiamo su questa strisciata perché l'abbiamo trovato quelli un po' più interessanti. Eccolo, eccolo, e là! È bellino lui, eh! È bellino lui, eh! Un po'! Guarda, guarda com'è combattente il nostro pagello! Che pesca, una pesca facile, adatta a tutti, grandi e piccini, e è una pesca divertentissima perché quando li trovi ti diverti, è un pesce che fin sotto la barca non ne vuole sapere di cedere le armi, quindi è molto divertente, fin sotto la barca. Quando peschiamo fini bisogna anche stare attenti alla profondità sulla quale stiamo pescando, perché più peschiamo profondi e più c'è il pericolo di ingarbugliare pescando fini, quindi comunque bisogna stare sempre attenti ed avere il giusto rapporto di diametro. Certo, più peschiamo fini più siamo trasparenti, più siamo invisibili e catturanti, però se andiamo troppo in profondità il garbuglio è sempre dietro l'angolo, quindi ragazzi cercate sempre di avere il giusto rapporto tra profondità e diametri dei nostri finali. Sole porta sempre il pagelletto. Allora, facciamo una bella cosa, finiamo la giornata con questo rilascio, tanto quelli per noi un po' più bellini li abbiamo presi, paraghi, alla prossima, grazie di tutto, vai! Ragazzi, un salutone da Valerio Mastracci, dall'azienda Colmich, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!